Buongiorno carissimi, grande gioia nel nostro cuore oggi per la solennità dell'ascensione del Signore. Cosa ci sarebbe tanto da sorridere e essere felici quando una persona va via? E non so se avete mai giocato alla staffetta, c'è un testimone che viene passato, è quello che Gesù fa con l'ascendere alla destra del Padre. In effetti, la liturgia della parola di oggi ci presenta la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, primo capitolo, primi 11 versetti. E il libro degli Atti si apre appunto con il racconto dell'ascensione del Signore, di Gesù che si distacca, degli apostoli che guardano verso il cielo e da un angelo che arriva. Due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo, quindi al tempo vostro, perché Gesù ha detto: andate in tutto il mondo. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo." Ecco Gesù ne parla del Vangelo di oggi, capitolo 28 di Matteo, dal versetto 16 al versetto 20, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La presenza del Signore è vera perché la missione di andare ad annunciare è un annuncio che non viene da noi, ma viene dalla grazia che ci è infusa per opera dello Spirito Santo. Ecco perché attendiamo domenica prossima di vivere la grande solennità dell'ascensione del Signore, della Pentecoste, domenica prossima, scusate. E allora ecco che la seconda lettura tratta da San Paolo Apostolo agli Efesini, siamo al capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 23. C'è una preghiera che viene innalzata. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Solo e soltanto se c'è un incontro vero, una conoscenza profonda, allora siamo in grado di raccontare. Non so se vi è mai capitato di ascoltare qualche persona proclamare una poesia oppure a memoria o addirittura raccontare una storia. Quanta passione anche nel canto, perché guardi che cantante che canta con passione, si vede che sgorga dal suo cuore. Allora, solo e soltanto se abbiamo incontrato Cristo in questo modo, riusciremo a raccontarlo agli altri. E allora apriamo il nostro cuore, la nostra mente, apriamo la nostra vita al Signore. E allora, proiettandoci nell'oggi, nel vivere dell'oggi, noi andiamo avanti portando la missione che il Signore ci ha affidato, annunciarlo, battezzare, rendere tutti una grande famiglia. E allora ecco che augurarci così una buona ascensione e augurarci un buon cammino di apostolato, un buon cammino di vita all'interno della Chiesa, che è nostra madre, che il Signore ha voluto per noi come custodia del nostro cammino. È nella Chiesa che incontriamo il Signore sempre di più e lo ascoltiamo, lo riceviamo. Ascoltiamo nella parola, lo riceviamo nei sacramenti, è la forza del nostro cammino. E allora è il tempo nostro, è il tempo dell'annuncio, è il tempo della missione. Gesù ci consegna il testimone e noi procediamo con i nostri piedi in questo mondo, annunciando Lui che è il Signore e il Re di ogni cosa. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, buona e santa festa e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.